Uh, scatola del 1979 della MB in questo caso la scatola uh, del mercato americano non quella italiana ma comunque interessante lo stesso scatola superiore la scatola sotto non ci sono divisori interni all'interno come da istruzioni le, cioè le istruzioni e naturalmente la, 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 la console diciamo che è al contrario Simon. all'interno c'è una garanzia funziona con eh, due pile da 1 e mezzo e una pila grande e una pila piatta da 9 volt il fondo ehm, vede quattro piedini in gomma e due coperchi per le pile Andrà di qua. Voilà. Le pile sono due pile grandi da un, una volta e mezzo e una pila piatta da nove. La console è formata da quattro bottoni da quattro di quattro colori. Ehm, ci sono una serie di switch, questo è acceso, spento. Questo fa partire il gioco una volta acceso, questo seleziona il livello di difficoltà e questo è il numero di gioco. Ci sono tre giochi diversi. Questo bottone invece fa ripetere l'ultima sequenza, cioè Simon ripete da solo l'ultima sequenza e questa e fa eh, ripetere la più lunga sequenza dell'ultima dell sessione, cioè, quindi quando è stato acceso schiacciando questo, Simon ripete eh, il numero e l'accensione dei colori secondo la sequenza più lunga. I giochi possibili sono tre: eh, il primo è quello classico, eh, Simon dà una sequenza di eh, e suoni che bisogna seguire eh, sempre più velocemente sempre più lunga eh, quindi al primo giocatore spetterà schiacciare soltanto un tasto quello che ha indicato Simon poi Simon aggiungerà una, un ulteriore tasto uh, alla sequenza e il secondo giocatore dovrà schiacciare i due tasti della sequenza e via di seguito mh, finché la sequenza non diventa lunga e qualcuno non sbaglia la seconda invece è, mh, e in, il giocatore aggiunge alla fine della sequenza un colore che sceglie lui, quindi non sarà più Simon a sceglierlo. La terza, invece, è la scelta di un colore da parte dei giocatori: quindi un giocatore sceglierà il verde, un altro il rosso, eccetera. Eh, quando la sequenza prodotta da Simon prevede il verde, il giocatore verde schiaccerà il suo, poi se il, quello dopo sarà il colore dopo sarà il rosso, toccherà. Al, il giocatore con il rosso eh, si può giocare anche in tre basta eliminare uno dei colori mh, perché una volta eliminato un colore cioè non rispondendo con schiacciando il, il, il pulsante eh, simon mh, toglierà quel colore dalle sequenze proviamo ad accenderlo con start si fa partire in questo caso ha iniziato col rosso 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 blu adesso facciamo finta di sbagliare perché se no rosso rosso blu sarebbe rosso schiaccio verde viene fuori una sequenza lunga di errore se vi è piaciuto iscrivetevi grazie ciao